Ecco, Melito si appresta a quella che è una tornata elettorale importante, il rinnovo del sindaco. Il sindaco uscente ha governato questa città per 10 anni e lo abbiamo appena sentito, ha lasciato una città comunque nella difficoltà in cui si trovano sia i piccoli paesi. Ecco, come ha visto questa serata così piena di gente? Paradossalmente si parla di antipolitica, invece la gente vuole partecipare. Beh, io credo che sia un buon inizio, soprattutto a me è piaciuta questa idea di abbinare non solo un momento di spot elettorale, ma anche un momento per parlare dei problemi ed eventualmente delle soluzioni di questi territori. Sappiamo che i comuni in questo momento hanno molta sofferenza e quindi l'entusiasmo anche della gente e soprattutto il fatto di voler credere ancora nella politica e di credere nella politica credo che sia un buon auspicio, per cui siamo venuti tutti con molto entusiasmo e speriamo che questa coalizione, io ho fatto anche un appello affinché vengano collocate in giusta posizione anche le donne, perché credo che siano una risorsa importante per l'impegno che di solito ci si mette quando si vuole raggiungere un obiettivo. Ecco, qual è il suo augurio dunque al candidato a sindaco da stasera, ufficiale, Gesualdo Costantino? Beh, naturalmente un in bocca al lupo e l'augurio che vinca la sua coalizione. Poi invece credo che gli auguri più importanti siano quelli di un buon lavoro e naturalmente non solo con l'impegno suo e della sua giunta che andrà a fare o del suo consiglio, ma soprattutto con l'impegno di ognuno di noi, per quanto di competenza, di stare vicino a questi comuni che in effetti sono il motore importante della politica. Una domanda di politica nazionale. La Calabria sappiamo essere comunque la regione più in difficoltà, ma in questo noi siamo abituati, pertanto forse sentiamo un po' meno anche la crisi paradossalmente. Lei pensa che con questi interventi del governo Monti la Calabria riesca comunque quantomeno ad agganciarsi al treno Italia? Guardi, io credo che, non ho avuto modo di esporlo, io credo che tutti questi provvedimenti Salva Italia che abbiamo approvato e che andremo ad approvare del governo Monti servano all'Italia. Purtroppo noi parliamo della Calabria e dobbiamo parlare, ma in questo momento quello che ci interessa di più è salvare l'Italia, il nostro paese, perché solo se si salva l'Italia riusciremo ad avere una speranza di ripresa anche della nostra regione, che giustamente, come diceva il collega Minniti qualche giorno fa dal Sole 24 Ore, lodevolissimo giornale economico, è stata posta all'ultimo posto con un distacco enorme dal penultimo, tra l'altro la Basilicata, una piccola regione, e quindi la cosa certamente non ci lusinga, però questo ci deve essere da sprono a tutti quanti affinché diamo ognuno un nostro contributo, e non voglio essere retorica né demagogica, però in effetti in questo momento io credo che sia, trovo innato in tutti noi una specie di patriottismo regionale che probabilmente fino adesso si era fatto solo con delle parole, anche nell'attività al Parlamento. Lei le avrebbe fatte le Olimpiadi a Roma? No, grazie. In questo momento no.